realizzato un allestimento a Milano, in corso di Porta Nuova 16, presso un centro culturale che si chiama Centro Coscienza, in questo bel grande interrato, dove abbiamo istituito una sorta di mondo meraviglioso di piccole luci e turbolenze di vapore che Tommaso Alessandrini ha messo in moto grazie a delle macchinette di sua invenzione, che andando ad incontrare degli oggetti progettati dai ragazzi dello scorso anno, del terzo anno del nostro corso di design industriale, si modificano nel flusso e compongono dei disegni che sono nella natura delle turbolenze. Quindi è un esercizio anti-aerodinamico, quindi come dire, per creare le turbolenze, non per toglierle, per vedere se lavorando in questa direzione le forme che emergono dell'oggetto che deve interferire col flusso, che forme prende questo oggetto. Nello specifico poi questi piccoli oggettini andavano indossati, cioè portati addosso, generalmente sul viso, quindi tenuti con la bocca, tenuti con un occhio, tenuti sulla spalla, eccetera. E questo ha creato, come dire, uno strano mondo di oggetti portati, quasi decorativi, che di per sé da soli devono raccontare, vogliono raccontare la meraviglia proprio del mondo delle turbolenze che ci circonda e che è un mondo di disegno strepitoso.